In questo vlog ti trasferirò le 5 lezioni più importanti che io ho imparato quest'anno. E per me l'anno è finito con la nostra cena di gala. HRD festeggia ogni anno, prima di Natale, i suoi migliori collaboratori. E durante questo vlog, oltre alle mie lezioni, vedrai le immagini di questa serata speciale. Vlog! Ogni anno che termina è un momento perfetto per tirare le somme e vedere cosa è andato bene, cosa è andato male. Com'è stato il tuo 2018? Tornando indietro cambieresti qualcosa? Sei soddisfatto? Sei arrabbiato? Sei deluso? Sei entusiasta? In realtà quello che è successo non è così importante. Quello che è successo. Ma perché si trasformi in successi futuri, bisogna trasformare ciò che è capitato in lezioni utili da portarci avanti e portare con noi nel nostro futuro. Che cosa hai imparato da ciò che è andato bene? Che cosa hai imparato da ciò che poteva andare meglio? Che cosa hai imparato dalle tue delusioni? Che cosa hai imparato dai tuoi successi? Che cosa hai imparato dalle tue vittorie? Che cosa hai imparato dalle tue sconfitte? Questo è quello che conta. Quello che è stato, ma dobbiamo lavorare per quello che sarà. Ecco quelle che sono state le mie 5 più importanti lezioni in questo 2018. I momenti difficili sono una straordinaria possibilità di crescita e non vanno in nessun modo evitati. Anzi, bisogna avere il coraggio di buttarcisi dentro e di guardarsi dritti negli occhi, guardarsi allo specchio e avere il coraggio di farsi le domande che non si è mai fatto a se stessi, di guardarsi dentro come non si è mai guardato prima a se stessi e di avere il coraggio di vedere anche le cose che non ci piacciono, perché se qualcosa in qualche modo ci sta facendo male, beh, ci sta dicendo qualcosa. Sinceramente per me il 2018 è stato un anno da un punto di vista personale molto difficile. Ho dovuto confrontarmi con me stesso, ho dovuto vivere situazioni da un punto di vista personale che non avevo mai vissuto, vivere sensazioni nuove per me, scoprire una parte nuova di me, e sinceramente non è stato così facile. Sono Roberto Re, cacchio, sono Roberto Re, mica posso essere giù, mica posso sentirmi non ok, va contro la mia identità, va contro chi io sono, va contro ciò che la gente si aspetta di me. Bene, non c'è niente di più stupido che voler essere diverso da ciò che sei e voler rifiutare una parte di te, voler rifiutare il momento difficile. Siamo esseri umani, non siamo Superman, e va accettato il fatto di essere a volte in difficoltà, a volte giù, a volte svogliati, a volte demotivati. Ebbene sì, anche Roberto Re a volte è demotivato. Lo sono io, come lo sei tu ogni tanto. L'importante è A, accettarlo, e B, capire cosa sta succedendo. Perché sta succedendo questo? Che cosa ti sta dicendo la tua emotività? Cosa ti stanno dicendo le tue emozioni? Cosa ti sta dicendo il tuo corpo? Cosa ti stanno dicendo le tue sensazioni? Perché ti stai scontrando con questa difficoltà? Perché senti quella paura? Perché vivi quelle sensazioni negative? Perché provi quella delusione nei confronti di quella persona o di quella situazione? Cosa significa per te? Quali delle tue convinzioni è andata a cozzare contro questa situazione? Quali valori tuoi ha toccato? Quali regole tue in qualche modo stanno ostacolando la possibilità di superare questo momento e di trasformarlo veramente in un momento di crescita e di evoluzione? Perché se sai ascoltarti, perché se sai ascoltare soprattutto le sensazioni negative, perché diciamoci la verità, quando le cose vanno bene, quando siamo entusiasti, quando stiamo bene, tutto è facile. Ma è quando c'è qualcosa dentro che si muove e che non ci fa stare bene, che ci crea disagio, è lì che dobbiamo avere il coraggio di investigare. E la maggior parte delle persone sfugge questi momenti. Fugge via perché non ama quelle sensazioni, se la racconta, si dice che va tutto bene, tutto ok, e reprime, reprime e sopprime. Non reprimere le sensazioni negative. Passaci attraverso, cerca di capirle, comprendile, ed è l'unico modo, come dicono gli inglesi, to heal, per guarire, per lasciare andare, magari rimarginare una ferita che è vecchia lì di anni, 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 e non ricordavi neanche di averlo, non sapevi neanche di averlo. Ma se hai il coraggio di ascoltarti dentro, i momenti difficili sono i più grandi momenti di crescita. Seconda lezione importante:
In qualsiasi relazione fai sempre sentire che tu ci sei. Se tu ci tieni, devi far sapere che tu ci tieni e che tu ci sei. Nel lavoro, sei leader di collaboratori, devono sapere che tu ci sei. E anche se sei incredibilmente impegnato, se anche come me sei sempre in giro per il mondo, sei poco presente con la tua squadra, con il tuo team, il fatto che tu non sia presente fisicamente non significa che tu non possa esserlo in altri modi. Puoi esserlo al telefono, puoi esserlo online, puoi esserlo così tanto da essere mentalmente presente ed emotivamente presente anche quando non ci sei. E per fare questo, nei rari momenti in cui ci sei, se sono pochi, devi esserci, devi comunicare, devi prenderti il tempo per stare con il tuo team, devi fargli sapere che tu sai di loro, sai che cosa stanno facendo, sei al corrente. Non dare per scontato le cose, perché nei rapporti, nelle relazioni, quando dai per scontato il fatto che tutto vada bene, quando dai per scontato che intanto l'altro persona c'è sempre, quando dai per scontato il fatto che deve sapere, ovviamente è così scontato che tu gli vuoi bene, che ci sei, che è importante per te, a suon di darlo per scontato, poi sappiamo come va a finire. A suon di dare per scontate le cose, dopo un po' non lo sono più e dopo un po' le relazioni iniziano a vacillare, e quindi non devi mai permetterti nei confronti delle persone che ami che questo accada. Sei impegnato in lavoro tantissimo, hai un rapporto di coppia a cui tieni, devi far sapere al tuo compagno, alla tua compagna che tu ci sei. E se non hai tanta quantità di tempo, devi trovare qualità di tempo. E in quei momenti di qualità non puoi perdere l'opportunità di fargli sapere quanto è importante per te, di parlare delle cose importanti, di mettere sul tavolo le cose che vanno discusse. Non far passare in secondo piano le cose importanti. A volte ci si vede poco, c'è qualcosa da chiarire, quindi evito per evitare di discutere, non farlo. Non devi necessariamente discutere, ma devi confrontarti sempre e tira fuori le cose, parla, comunica, fai sapere che per te quella persona è importante, fai sapere che per te quella relazione è importante. Con la tua presenza, con le tue parole, con le tue azioni, devi esserci sempre. I rapporti vanno coltivati sempre. Terza lezione che ho imparato quest'anno e che ho confermato ulteriormente è che devi avere ben chiaro ciò che vuoi e avere ben chiaro quali sono le tue priorità da un punto di vista professionale e da un punto di vista personale. La scusa del non ho tempo è solo una scusa, abbiamo tutto il tempo che vogliamo, siamo pieni di tempo. Se sappiamo esattamente cosa vogliamo e ci concentriamo sulle priorità. Vuoi metterti a posto fisicamente? Il tempo ce l'hai. Se diventa una priorità, qualche ora alla settimana la trovi per lavorare su di te e nel giro di qualche mese trasformare il tuo corpo. Tuo figlio è importante? Troverai il tempo per stare con lui se veramente lo vuoi. Nel tuo lavoro hai mille cose da fare? Quali sono le 5 più importanti su cui ti devi concentrare e fanno di più la differenza? E se ti focalizzi su quello, è chiaro quali sono e sai perché sono importanti e concentri il tempo su quello, quelle sono quelle che daranno il massimo del risultato, il massimo della soddisfazione. Non riuscirai a fare tutto, ma farai ciò che conta veramente e farà veramente la differenza. Per poter fare questo però devi avere chiaro ciò che è importante per te, ciò che più conta, quali sono le tue priorità, cosa veramente vale per te e dove vale la pena investire tempo e dove invece soltanto lo perdi, ti toglie voglia, ti toglie energia e non ti dà nulla in cambio. Quindi avere ben chiaro cosa si vuole, sapere cosa si vuole, focalizzarsi su quello, trovare il tempo per le cose importanti, perché alla fine di quest'anno per me sono le cose importanti quelle che hanno fatto la differenza. Le altre sono già date tutte nel dimenticatoio. E la stessa cosa dovrebbe essere per te e per chiunque altro. Che cos'è importante per te? Quali sono le tue priorità? Su cosa è importante concentrarsi? Se è chiaro questo, la vita diventa molto più facile. Lezione numero 4. È importante amare se stessi, è importante voler bene a se stessi, è importante mettere se stessi al primo posto, ma è altrettanto importante non amare solo se stessi, non mettere solo se stessi al primo posto e tutti gli altri cancellarli come se non esistessero. Cosa intendo con questo? Il messaggio del ti devi volere bene, è importante che fai ciò che ti fa stare bene, che non fai ciò che in qualche modo ti crea disagio, se una cosa non ti fa stare bene non farla, mettiti al primo posto, ti devi volere bene, tutti questi messaggi sono giustissimi, è ovvio che sia così, è assolutamente logico che sia così, non possiamo dare ad altri qualcosa che non abbiamo, quindi dobbiamo metterci al primo posto, dobbiamo aver cura di noi, dobbiamo ricordarci che siamo la persona più importante che c'è per noi nella nostra vita, ma dobbiamo anche ricordarci che non siamo l'unica persona che c'è nella nostra vita. Cosa intendo con questo? Che troppo spesso questo messaggio un po' new age del
volersi bene, amare se stessi, mettersi al primo posto, cose, ripeto, giustissime e importantissime. Viene travisato e viene usato spesso dalle persone come scusa per non fare ciò che in realtà dovrebbero fare, sarebbe giusto facessero, ma non ha voglia di fare. Quest'anno ho avuto a che fare con qualcuno che, con la scusa del "non mi fa stare bene fare questa cosa qua", ha mancato degli impegni che aveva preso con qualcun altro. Se io ho preso un impegno con qualcuno e dopo mi rendo conto che l'impegno che ho preso avrei dovuto non prenderlo perché non mi fa stare bene quella cosa lì e sarebbe stato meglio non farla, ma se mi sono preso un impegno, se sono una persona seria, se sono un adulto responsabile, quell'impegno lo porto a termine anche se mi rendo conto che è una cosa che non mi fa stare bene. E poi imparerò la lezione, farò sì che da quel momento in poi nella mia vita non prenderò più quel tipo di impegni perché ho capito che non mi fanno stare bene, quindi è giusto che io faccia ciò che mi fa stare bene e non mi forzi a fare ciò che non voglio. Ma la scusa del "guarda, mi sono reso conto che non mi fa stare bene e quindi questa cosa che ti avevo detto è come se non te l'avessi più detta e mi rimangio la mia parola", beh, quello comportamento da bambini immaturi è un comportamento infantile e diventa un facile modo per scappare dalle proprie responsabilità. E troppe persone prendono il messaggio per come gli viene comodo prenderlo. Troppe persone leggono messaggi di saggezza e li usano a proprio uso e consumo per rendersi la vita più facile e non affrontare le cose che lì invece sono più difficili e probabilmente le farebbero crescere di più. Quindi metti te stessa al primo posto, ma non dimenticarti degli altri. Abbi un egoismo sano, che non sia un egoismo semplicemente egoista. Perché se sei semplicemente egoista, se sei semplicemente centrato di te, se dimentichi le altre persone e dimentichi di avere rispetto per gli altri, sei solo uno che manca di rispetto e fondamentalmente sei stronzo. Ah, ovviamente una precisazione. Questo non significa che allora bisogna cadere nella trappola dei sensi di colpa. Tu vorresti fare una cosa e ad esempio amici e parenti ti fanno sentire in colpa col messaggio della serie: "se fai questa cosa qua io morirò di crepacuore, mi fai soffrire", e giochi di questo genere che tendono semplicemente a evitarti di fare quello che vorresti fare per il loro interesse, perché questo gli crea a loro paure, insicurezze o cambia il loro status quo, li trascina fuori dalla loro zona di comfort. Non significa ovviamente cadere in quei tranelli, però anche qua c'è modo e modo di fare le cose. Puoi seguire ciò che è giusto per te e fare ciò che ti fa stare bene e fare ciò che scegli per te, come è giusto assolutamente fare, però farlo con un po' di sensibilità. Se sai che tua madre ci morirà di crepacuore, non farlo in maniera traumatica, trova un modo per magari accompagnarla in quel processo, per farglielo capire piano piano, per fargli comprendere che anche se tu andrai per un'altra strada rispetto a quella che lei si aspettava, questo non vorrà dire che non l'ami, non vorrà dire che le cose non andranno bene, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi avere la pazienza e la comprensione, perché se una persona vuoi bene, devi mostrarglielo anche nelle azioni, no? Nuovamente, non puoi volere solo bene a te e dimenticarti tutti gli altri. Quindi non cadere nelle trappole che spesso le persone ti tirano per tenerti dentro ai loro schemi, però allo stesso tempo comportati in maniera buona, sana e giusta, con un egoismo sano e non sbattendoti alle palle degli altri. La quinta ed ultima lezione che ho imparato da questo 2018, o quantomeno un qualcosa che ho sempre saputo, che ho sempre applicato, ma che ho ulteriormente confermato in questo ultimo anno, è che è sempre fondamentale fare ciò che in cuor tuo ritieni giusto e non ciò che è conveniente. A volte converrebbe comportarsi in certi modi, a volte il tuo ego ti spingerebbe a comportarti in un certo modo. Magari una persona si è comportata male con te e sei così arrabbiato, sei così deluso che avresti voglia proprio di reagire e magari di trattarla male e magari fargliela pagare e magari hai la possibilità di fargliela pagare, quindi ti viene voglia di diventare un po' vendicativo, di avere quel senso di rivalsa che sentiresti in quel tuo essere così giusto, anzi ritieni giusto che questa persona abbia la sua lezione. Però se ad esempio, come nel mio caso, tu non sei uno per cui la ripicca, la rivalsa, il rancore sono qualcosa che fanno parte del tuo modo di essere, sono qualcosa che ti fa stare bene, beh, non farlo. Non farlo comunque anche se ne avresti tutte le ragioni, non farlo comunque anche se ti farebbe magari lì per lì stare bene, non farlo comunque anche se il tuo ego urla in tutti i modi: fallo, fallo, fallo.
fai ciò che in cuor tuo sai essere giusto, rimani nell'amore, rimani nella serenità, rimani nella pace, non rispondere con guerra a un attacco, non rispondere replicando malamente a una comunicazione che viene fatta in maniera magari acida e scontrosa. Troppo spesso le persone diventano reattive, la società in cui viviamo ci insegna ad essere reattivi, basta guardare quello che accade sui social network. Dovremmo imparare a diventare dei maestri di Aikido emozionale. L'Aikido è un'arte marziale nella quale il combattente, invece che rispondere con forza agli attacchi dell'avversario, usa la sua forza a suo vantaggio. Quindi quando viene colpito, invece che rispondere con un altro colpo, prende il colpo dell'avversario e lo usa magari per trascinarlo a terra. Quindi non va mai in reazione, ma usa l'energia dell'altro, la accoglie e la trasforma in un qualcosa che ha a suo vantaggio. Bene, dovremmo imparare a fare la stessa cosa con gli attacchi delle altre persone, con gli attacchi verbali, con gli attacchi dovuti magari alle reazioni che loro hanno per le loro ferite emotive. A volte le persone reagiscono malamente con te, ma non c'entri tu. Magari sono incazzate per qualcos'altro, o hanno problemi con qualcos'altro, o tu non fai altro che mandargli risonanza delle difficoltà o delle problematiche che si portano avanti da anni, hai solo la sfortuna di essere lì in quel momento e beccarti tu quelle reazioni. Non reagire a tua volta, non trasformare in una guerra quello che potrebbe essere semplicemente un colpo che viene assorbito e viene trasformato in qualcosa di buono. Non reagire con cattiveria agli attacchi, ma resta sempre nell'amore, resta sempre in ciò che è giusto, resta sempre in ciò che ti fa stare bene. Non entrare mai in reazione. Impara a essere gentile, impara a essere cortese, impara a dare e a fare ciò che ritieni giusto anche quando le persone non se lo meritano. Non vuole essere un discorso buonista, non vuole essere un discorso a sfondo religioso, non vuole essere un qualcosa così da dire giusto per fare bella figura, ma è l'esatto opposto. Fallo perché fa stare bene te. Perché quando quest'anno mi sono trovato a un certo punto a reagire negativamente, a dire ah sì, adesso te la faccio pagare, in quei giorni lì sono stato malissimo. Mi sentivo non a posto con me stesso, mi sentivo non bene con me stesso. E quindi aver lasciato andare quella cosa, essermi comportato nella maniera giusta, anche se forse ci stava quella lezione per l'altra persona, ha fatto stare bene me e mi ha fatto tornare a dormire in maniera serena. Perché ricordati che c'è solo il giudizio di una persona che conta veramente. Ed è quello della persona che ti guarda negli occhi la sera quando vai a dormire nello specchio. È l'uomo o la donna che ti guarda nello specchio che conta veramente, che fa la differenza per te. Quindi fai in modo di andare a letto sempre in modo che quello sguardo sia fiero di te. Perché magari puoi avere avuto degli insuccessi, puoi aver avuto dei fallimenti, puoi avere fatto degli errori, ma se sei stato in linea con i tuoi valori, se ti sei comportato bene e in maniera corretta, quello sguardo avrà sempre il coraggio di guardarti dietro negli occhi. E quando non abbiamo il coraggio di guardarci dietro negli occhi, che c'è qualcosa che non va. Quindi fai in modo che questo non accada mai, perché è l'unica vera maniera per rimanere puliti dentro, per far sì che tutto scorra, anche le cose peggiori. Queste sono state le mie lezioni del 2018. Quali sono state le tue? Prendi un foglio di carta, una penna e scrivile. E soprattutto, come puoi metterle in atto ancora di più nel 2019? Come puoi far sì di comportarti ancora di più in questo modo per generare ancora più risultati, una maggiore qualità per la tua vita, che è la cosa più importante di tutte. Con questo messaggio ti auguro il migliore degli anni della tua vita, il miglior 2019 che tu possa vivere, e ti auguro di imparare anche nel 2019 in modo che anche il 2020 sia meglio, e il 2021 sia meglio, e il 2022 sia meglio, e il 2023 sia meglio.